L'ultimo libro di Éloi Laurent, edito da Neri Pozza, si intitola Mitologie economiche. Secondo l'economista, professore all'Università Sciences Po di Parigi, la comunicazione economica mainstream sarebbe fondata su delle menzogne che vengono ripetute e ripetute dai principali canali mediatici. Queste affermazioni, che riguardano ad esempio l'impossibilità di fare deficit pubblici o la necessità di liberalizzare i mercati, diventano così dei miti fondativi per le nostre società, miti che non si possono mettere in discussione e che delimitano il campo del politicamente o economicamente corretto. In Italia Antonella Stirati ha recentemente pubblicato un libro che si intitola Lavoro e salari. La professoressa di Roma 3 sconfessa qui gran parte della narrativa economica italiana, a partire proprio dai motivi per cui si sarebbe assistito ad una bassa crescita economica negli ultimi anni. Ciò non sarebbe causato, come ci ripetono più volte, principalmente da inefficienze del settore pubblico, da una scarsa propensione ad innovare delle nostre imprese o da un declino demografico della nostra popolazione. La cosa veramente particolare di questa mancata crescita della produttività è che noi vediamo che fino ai primi anni 90 l'Italia cresce in produttività oltre che in PIL quanto la Germania. E poi molto repentinamente, da circa la metà degli anni 90, nel giro di un paio d'anni, la curva di crescita della produttività si appiattisce completamente. Allora questo fa pensare a qualche fattore che si sia sviluppato in quegli anni in modo piuttosto repentino. Io direi che da quello che comincia da quegli anni è un declino del tasso di crescita della domanda aggregata, sia perché cambia la distribuzione del reddito, sia perché diciamo il tasso di cambio fisso e poi l'euro penalizzano le esportazioni, incoraggiano le importazioni, e perché da quegli anni comincia una politica di sistematici avanzi primari di bilancio pubblico. La bassa crescita, quindi, non è dovuta a cause strutturali, ma alla riduzione della domanda aggregata connessa al processo di integrazione europea. Proprio per questo motivo, anche le cosiddette riforme del mercato del lavoro non possono in alcun modo aumentare l'occupazione o il PIL. In Italia si è quindi cercato di risolvere un problema reale, l'alta disoccupazione, con uno strumento sbagliato, la precarizzazione dei contratti e la riduzione del costo del lavoro, dal pacchetto Treu degli anni 90 fino al Jobs Act. Tutto questo, diciamo, non ha mostrato risultati di qualche rilevanza, e sempre più le analisi economiche, basandosi su dati statistici e osservazioni di quello che è successo appunto dopo tutte queste misure di liberalizzazione, stanno mostrando che gli effetti positivi sull'occupazione non ci sono, non sono dimostrabili, non ci sono proprio, anzi in alcuni casi addirittura, soprattutto durante periodi di crisi, la relazione è opposta, cioè tanto più il mercato del lavoro è protetto, in qualche modo rigido, tanto meno aumenta la disoccupazione nelle fasi più gravi. Un altro punto su cui si sofferma la professoressa Stirati riguarda l'origine della crescita del debito pubblico italiano. Secondo la narrativa dominante, l'aumento sarebbe stato causato da una gestione irresponsabile della spesa pubblica e in particolare della spesa sociale dagli anni 80 in poi. Noi partiamo come paese all'inizio degli anni 80 con un debito pubblico che è circa il 60% del PIL e arriviamo alla fine degli anni 80 con un debito pubblico in rapporto al PIL raddoppiato. Che cosa c'è dietro? Allora, noi ancora all'inizio degli anni 90, cioè dopo questi anni 80 di grande crescita del debito, avevamo una spesa pubblica pro capite inferiore a quella dei maggiori paesi europei. E se si guarda anche al numero di dipendenti pubblici di tutto il settore pubblico, l'Italia sta in rapporto alla popolazione molto al di sotto degli altri paesi europei, persino della Spagna. Addirittura alcuni colleghi calcolavano che per avere lo stesso rapporto con la popolazione della Francia l'Italia dovrebbe avere 2 milioni di dipendenti in più nel settore pubblico. Negli anni 80 quello che accade è che si crea un effetto slavina sugli interessi sul debito, perché in quel periodo l'Italia, per varie ragioni, una è diciamo il divorzio della banca centrale dal tesoro, ma poi c'è anche un altro elemento, cioè che negli anni 80 l'Italia aderisce a un sistema di cambi quasi fissi, diciamo che era il sistema monetario europeo. Per riuscire a mantenere quel tasso di cambio sopravvalutato, l'Italia
tiene alti tassi di interesse per attrarre flussi di capitale dall'estero. Questo però, diciamo, determina questo processo di avvitamento del debito pubblico, per cui si fa nuovo debito per pagare interessi molto alti e quindi ancora nuovo debito e così via. E quindi si arriva all'inizio degli anni 90 appunto con questo rapporto molto elevato. Anche l'alto debito pubblico, quindi, non è stato causato dall'alta spesa sociale, ma da decisioni istituzionali che non hanno alcuna valenza naturale o mitologica, ma sono scelte libere adottate dalla politica. Scelte che quindi, sempre dalla politica, possono essere cambiate.